essere di studio e di comprensione, che invece sono diventati di tensione e paura. Momenti scanditi dal fragore delle bombe e dall'attesa dei soccorsi. I giorni della drammatica invasione israeliana in Libano nel luglio del 2006, vissuti attraverso il racconto diretto e vibrante di Marcello Mollica, ricercatore dell'Università inglese di Canterbury, spedito nel paese dei Cedri per uno studio sulle comunità cristiane. Mollica si è trovato al confine sud del Libano proprio nei giorni dell'invasione israeliana ed è rimasto intrappolato nel paese di Alma sotto i bombardamenti. Il ricercatore di Piraino è stato poi liberato dalle forze UNIFIL e condotto a bordo di una nave francese. Marcello Mollica ha voluto raccogliere la sua esperienza nel libro Diario dal Libano, presentato nella chiesa di San Bernardo a Zappardino. Cosa ti ha lasciato? Il desiderio di tornare, perché quello che ho visto, innanzitutto perché doveva essere raccontato questo, ma voglio anche ritornare perché abbiamo fatto qualcosa di buono qua e loro l'hanno percepito e ci chiedono di essere ancora presenti con loro. Piraino e Gioiosa Marea hanno raccolto fondi per aiutare l'arcidiocesi greco-cattolica di Tiro, mentre l'amministrazione di Piraino è pronta a siglare il gemellaggio con la città libanese di Alma. C'è in atto il desiderio di fare un gemellaggio con la città dove Marcello Mollica è rimasto intrappolato, tra virgolette, e quindi noi stiamo aspettando che abbiano proprio la disponibilità da parte del loro governo per riuscire ad avvicinarci a loro. www.gioiosani.it alla presentazione del libro di Marcello Mollica, Diario sul Libano. E, la professoressa Rosalia Perlungo, alla quale chiediamo: ma chi è Marcello? Intanto diciamo subito che dal mio punto di vista Marcello è sempre il mio alunno, il mio ex alunno, sono stata la sua professoressa, quindi c'è un rapporto affettivo di lunga data. Comunque il Marcello di oggi è sicuramente un personaggio con molte sfaccettature, un personaggio che si è saputo inserire non soltanto nell'ambiente, nel nostro contesto, ma che ha portato in questo contesto le sue esperienze certamente non comuni e ha dato al nostro ambiente forse un impulso, una caratteristica più universale in un certo senso, quindi sicuramente un personaggio di spicco e un personaggio che merita la nostra attenzione e anche il nostro affetto. Dato che si è messo in posa ed è pronto per essere intervistato, chiediamo al professore Scaffidi chi è Marcello. È ormai un personaggio pubblico, si è fatto conoscere per le sue opere, per quello che ha fatto, perché ha un'identità particolare, si è distinto perché anche all'estero ormai è conosciuto e questo sta a significare che ha raggiunto il successo. È un uomo di successo, diciamo. Continuiamo le nostre interviste, una persona a caso, un attimo si fermi perché vogliamo farle una domanda che sicuramente per lei è singolare. Chi è Marcello Mollica? Mio genero. Ha detto tutto, è il suo genero, penso che basti per dare l'interpretazione dovuta. Volevo intervistare Mimmo che per analogia di esperienza... Mimmo, non preoccuparti, guarda, non ti faccio domande difficili. Martina, scusa, proprio per analogia di esperienza, Mimmo è stato molto vicino a Marcello. Appunto chiedo, chi è Marcello, Mimmo? Beh, è un ragazzo abbastanza in gamba che conosciamo tutti, nato qui, cresciuto con noi a Zappardino, un bravo ragazzo. E che ha dimostrato attraverso queste sue esperienze di essere quello effettivamente vale. Adesso per ovvie ragioni fermiamo l'onorevole Natoli che è stato alla regione il portavoce della nostra Gioiosa e chiediamo a lui chi è Marcello. Marcello è un giovane che ha interesse culturale, quindi ammirevolissimo, che ha il coraggio e quindi è una persona che ho sempre visto con grande simpatia e sono felice che spesso lui viene, mi informa e io sono felice di vederlo.
Padre Carlo, so che lei è una persona molto vicina a Marcello, so che si è prodigato molto affinché Marcello diventasse una celebrità, voglio dire, ha fatto tante preghiere a Dio e Dio ha esaudito le sue richieste, o sbaglio? Certo, Dio esaudisce sempre le richieste, esaudisce anche le mie, immaginate. Poi Marcello l'ho avuto alunno io al liceo, e ho avuto anche il sindaco di Piraino come alunno, quindi qualche annetto in più ce l'ho io, ma ero giovane allora. E di Marcello le marcellate le conosciamo un po' tutte, quindi, però Marcello ha un cuore grande e una bella intelligenza, ecco, davanti a determinate realtà non si ferma, per cui quello che ha fatto non solo l'abbiamo sostenuto, ma siamo stati vicini. E la cosa bella è che Marcello forse è un po' il più europeo di tutti, e come cristiano mi pare che stia per dare una buona testimonianza, perché è capace di poter portare la bellezza dell'essere cristiani dappertutto. Ora, il cristiano, se non è l'uomo della fratellanza universale, che razza di cristiano è? Volevo chiederle, chi è Marcello? Marcello è un cittadino di Piraino che diventa famoso, diventa, secondo me, incomincia ad essere un uomo di cultura, ha avuto il coraggio ad abbandonare certe zone. So che chi mi intervista non la pensa così, perché qualche volta per migliorarsi ci vuole anche il coraggio di uscire fuori di casa. È d'obbligo chiedere anche al sindaco di Piraino, chi è Marcello? Ma Marcello Mollica è anzitutto un amico, ma comunque un ricercatore che in questo momento si trova, probabilmente un po' di tempo fa quando ha cominciato a fare questi studi, non lo sapeva, a studiare l'argomento che ci tiene più in apprensione, il più importante in questo mondo, nel mondo in questo momento. E quindi io credo che noi abbiamo un privilegio per vedere più da vicino di tutti gli altri, proprio per il fatto che c'è Marcello Mollica vicino a noi a spiegarceli meglio le realtà, al di là di quello che i mass media ci fanno vedere, che molto spesso io credo non corrisponde esattamente alla realtà, ma a quella verità che vogliono farci vedere. Le volevo chiedere, ma chi è Marcello? Marcello è un tizio che si è presentato da me, anzi me l'hanno presentato 11 anni e mezzo fa, quasi 12 anni fa, perché aveva scritto un libro per un concorso che si faceva qui a Giosa Marea, inedito, e ha vinto questo. L'allora sindaco di Piraino mi ha detto che c'era un cittadino illustre, un ragazzo interessante che scriveva e così via, e poi nell'aprile del 95 abbiamo pubblicato questo libro che era Il pianto delle sciaule, e da allora abbiamo continuato con questo sodalizio, con tante altre cose, fino a quest'ultima uscita A Rischio, perché quando era in Libano non sapevamo ancora se tornava o non tornava. Non sapevo da dove veniva la iattura, l'ho saputo stasera che qualcuno gliel'aveva buttata, ma è tornato. Chi è Marcello? Marcello è uno di noi, rappresenta uno di noi e ci onora per il lavoro e l'impegno che mette in quello che fa. Come vedete, il luogo dove Marcello ha poi offerto a tutti gli intervenuti un piacevole rinfresco pieno, gremito di gente. Chiediamo ancora ad una intervenuta, chi è Marcello? Marcello è un ragazzo splendido che dedica la sua vita allo studio e mette al servizio degli altri la sua esperienza. Per quanto mi riguarda, ha collaborato nei lavori che io conduco a scuola, nei progetti, con una disponibilità massima, e avevamo già fatto un incontro dove avevamo parlato con i bimbi della sua esperienza in Libano, ed è stato veramente un incontro interessante che spero di ripetere. Seguiamo la nostra carrellata di interviste chiedendo a Teodoro La Monica, che è una persona molto vicina a Marcello, chi è Marcello? Ma non so, diciamo, è uno che si vuole investire, che vuole giocare a se stesso e che vuole contribuire a creare, diciamo, qualcosa di positivo e di sociale. E ci sta riuscendo, si sta facendo strada, si sta facendo conoscere. Anche questo libro è una testimonianza molto forte, molto importante, e non tutti hanno avuto la possibilità di accedere ad un'esperienza così forte, non credi?
Sì, questo sicuramente, questa è stata un'esperienza vissuta, è il modo migliore per raccontare una realtà complicata che secondo me ancora non viene vissuta complessivamente per quello che è la vicenda, diciamo, più complessiva di questi fenomeni. Io credo che al centro ci sia anche un tema dello sviluppo e della questione economica sempre all'interno di questo tipo di aspetti, che bisognerebbe tentare di mettere al centro. Io credo che in questo l'Europa dovrebbe fare molto di più rispetto a quello che fa. Teodoro, questa non vuole essere una possibile campagna elettorale, ma se tu un giorno dovessi pensare di candidarti, pensi di riuscire a fare qualcosa in questo settore, in questo campo? Ma io penso di sì, penso che sia importante tornare alla politica, a quella vera, perché la verità di fondo è che in questi anni si è degenerato, non si affronta la questione politica in termini complessivi, si pensa al particolare e non al generale. Credo che uno dei temi fondamentali su cui bisognerebbe investire è questo, tentare di spostare sul terreno culturale la crescita anche del nostro territorio. Credo che questo potrebbe contribuire molto a cambiare i termini della questione. Però devo dire che oggi c'è una novità importante, questa vicenda che riguarda la presenza dell'Italia, anche se come membro non, diciamo, permanente nell'ONU, è un fatto importante anche per il tema che sta portando, che è il tema dei diritti civili, a cominciare dalla battaglia perché venga messa da parte definitivamente la pena di morte. Marcello, ti volevo chiedere, chi è Marcello? Marcello è Marcello. Ma Marcello Mollica chi è? Marcello Mollica è Marcello Mollica. Marcello, io credo che mi fottivo tutto vicino. Basta così? Basta così? Io vorrei spendere qualche parola in più. Sì. Vorrei dire veramente al sito www.gioiosani.it con un segno di che bello, con un segno di riconoscenza, che in questi ultimi giorni io ho avuto la possibilità di conoscere Marcello sotto un aspetto inedito, se vogliamo. Aspetta Marcello, fammi finire. Mi sento proprio molto molto vicina, e spero che questo rapporto, così, questo sodalizio che si è venuto a creare, non si interrompa mai. Io lo spero anche. Spero che questo sodalizio, come dicesti, che questo sodalizio che si è creato non si interrompa mai. Il sindaco potrà sicuramente benedire questo sodalizio. Gira. La stella sarà contenta. Minchia, ma faccia solo. Questo